Bentrovati a questo nuovo appuntamento con Vite da Campioni. Oggi abbiamo scelto di accendere i riflettori sul rugby capitolino. Stiamo per conoscere uno dei protagonisti dell'ambiente romano, Giulio Toniolatti, mediano di mischia della Futura Park Roma. Innanzitutto, grazie di aver accettato il nostro invito, anche se per te è un momento un po' negativo visto il tuo infortunio. Ah, beh, comunque un piacere, mi spiace stare così, però va bene comunque, dai. Partiamo dal presente, dal Sei Nazioni 2010. Quali sono le speranze per l'Italia, obiettivamente? Ma l'Italia penso che deve proseguire il cammino di crescita che ha avuto dai test di giugno ai test di novembre e affrontare queste Sei Nazioni con buone speranze, soprattutto di far bene in casa al Flaminio. Penso che l'Inghilterra e la Scozia siano due squadre che possono essere battute dall'Italia. Sì, sarà difficilissima, però il Flaminio sappiamo che può dare una grossa mano ai nostri ragazzi. Cerchiamo di spiegare ai telespettatori perché è così difficile per la nazionale italiana battere avversari come per esempio l'Irlanda o l'Inghilterra che affronteremo proprio il 14 febbraio. Beh, sicuramente c'è da dire che la tradizione che hanno questi paesi, queste squadre, queste nazioni è totalmente diversa dalla nostra. Lì il rugby è lo sport nazionale, in Irlanda sicuramente, in Inghilterra sappiamo che il calcio comunque fa da padrone, ma il rugby ha un campione di tutto rispetto. E poi il bacino di ragazzi che giocano a questo sport è sicuramente molto molto più grande del nostro. Quindi sicuramente le tradizioni, poi il volume di gioco, poi non vorrei essere troppo tecnico, magari sennò i telespettatori non capiscono, però giocando a un livello molto molto più elevato del nostro, sicuramente le nazionali sono più avvantaggiate e più forti appunto anche dalla loro tradizione. Tu puoi vantare la gioia di aver partecipato almeno una volta a questo torneo, che emozione si prova? Ma l'anno scorso ho avuto la fortuna di giocare a Twickenham, che è penso uno degli stati più belli del mondo. È stata un'emozione incredibile, le Sei Nazioni è una competizione, un torneo che c'è da tantissimi anni. Sì, è stata sicuramente l'esperienza, la partita più bella della mia vita. Indescrivibile proprio. Facciamo un passo indietro alla tua prima convocazione in nazionale a 24 anni. Che hai provato nel momento in cui il mister ti ha contattato per darti la notizia? Il giorno dell'esordio è stato sicuramente un giorno che non scorderò mai. Sicuramente l'orgoglio di poter vestire la maglia azzurra e l'onore di poter indossare quella maglietta per una volta è stato grandissimo. Poi mi sono passati in mente tutti i ricordi da bambino, comunque quando uno sognava di giocare in nazionale, e i ringraziamenti a tutti i miei allenatori che ho avuto e i compagni di squadra anche che ho avuto nella mia breve carriera ancora. La tua carriera è targata a Roma sin dall'inizio. Quando hai iniziato a giocare a rugby? Io ho iniziato a 9 anni, ero piccolissimo e sì, ho sempre giocato a Roma, sono contento di questo. Fino all'anno scorso ho giocato alla Capitolina, che è stata la squadra che mi ha fatto crescere. Sono contento di questo perché penso che Roma può dimostrare tanto al rugby italiano. Sicuramente è una piazza diversa, non ha tutta la tradizione che può avere il Veneto e altre squadre dell'Emilia o l'Aquila, che hanno delle tradizioni molto più profonde sicuramente, ma per esempio invece adesso la Futura Park, che è la squadra che gioca adesso, ha vinto 5 scudetti, 6 scudetti, 5 scudetti mi pare, di cui 3 nei primi anni 50, quindi hanno una tradizione fortissima anche loro. Sono fiero di questo, sicuramente Roma è una piazza importante, lo sta dimostrando anche col Flaminio, quindi è veramente un onore giocare a Roma. È un fatto raro puntare sui giovani del rugby, che i club insomma cercano di investire sugli italiani. Sì, questo penso sia un problema del rugby italiano. Per tanti anni si è puntato più su uno straniero piuttosto che far crescere qualche ragazzo italiano. Io sono una dimostrazione, penso che se una squadra, una società lavora sui propri giovani può tirar fuori tanti bravi ragazzi, buoni giocatori soprattutto. E adesso la nazionale, anche la nazionale A soprattutto, sta dimostrando che anche i nostri giovani italiani possono giocare ad alto livello.
Che impressione ti ha fatto il CT della nazionale Nick Mallett nei raduni a cui hai partecipato? Nick Mallett sicuramente è un allenatore di ottimo grado, no, di ottimo grado, comunque di prima classe, ecco. A me mi è sempre piaciuto perché è una persona estremamente diretta, che dice quello che pensa ed ha un ottimo rapporto con i giocatori, quindi un'ottima impressione. Spieghiamo ai nostri telespettatori che cos'è il mediano di mischia, in cosa consiste il tuo ruolo e quali sono le caratteristiche che dovrebbe avere. Allora, il mediano di mischia è uno dei due playmaker del gioco del rugby, che si insieme al mediano d'apertura, quindi gestiscono il gioco che chiaramente può cambiare durante la partita che vuole fare la propria squadra. E è un gioco, è un ruolo abbastanza particolare perché deve gestire gli avanti, che sono tutti quegli omoni grandi che stanno dal numero 1 al numero 8. E comunque l'importanza è che dà continuità al gioco, quindi questa direi la definizione migliore, è quello che dà continuità al gioco e permette così di avere una tipologia di gioco e di attacco che può cambiare chiaramente durante la partita dalla propria squadra. Cos'è che ha secondo te il rugby rispetto agli altri sport di più? Perché ami proprio il rugby? Penso che il rugby abbia al suo interno e viene insegnato da bambini dei valori molto importanti e penso che sia questo comunque che si differenzia dagli altri sport, perché possiamo vederlo benissimo allo stadio come due tifoserie diverse, due squadre comunque che in campo si danno battaglia e poi appena finisce la partita sono amici, si stringono la mano, si prendono una birra in compagnia insieme discutendo, magari anche chiacchierando della partita senza nessun problema. E quindi penso che questi valori, che come il rispetto anche, sono molto presenti in questo sport e per questo che forse in questo momento ha così, diciamo, fama, così, è così in voga in questo momento il rugby. C'era un mito sportivo, una nazionale che ti piace particolarmente? A me mi è sempre piaciuta molto l'Australia, per come giocano al rugby, ma penso che adesso come rugbista veramente da così da ammirare, penso che sia Johnny Wilkinson, che veramente dopo tanti infortuni si è rotto due volte due spalle, un ginocchio, e ogni volta che rientra è più forte di prima e dimostra in campo quanto la testa può portare avanti la squadra. Proprio corpo, ma soprattutto la squadra. Quindi un buon auspicio anche per te, che ti sei infortunato. Speriamo di tornare più forti di prima. Pensando al futuro, un'ultima domanda: che sogno vorresti realizzare? Io a breve termine vorrei tornare in nazionale e poter vestire ancora la maglia azzurra e poi vediamo, la vita è ancora lunga. Bocca al lupo. Credi, grazie. Con l'augurio di una pronta guarigione e di un futuro da protagonista per Giulio Toniolatti si chiude questa puntata di Vite da Campioni che abbiamo scelto di dedicare al rugby. L'appuntamento è per la prossima settimana, sempre qui su Rete Sole. Non mancate!